Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale. In questo video facciamo la preparazione delle unghie per qualsiasi copertura. Vi faccio vedere come effettuare la copertura delle unghie naturali con il gel e alla fine un nail art semplicissimo ma molto carino. Ecco le mie unghie naturali. Ho rimosso i prodotti precedenti. Qua un po' mi sono fatta male con la fresa. Avevo la fretta e con la mano sinistra non riesco a fare bene, chi lo fa mi capisce. Spingo la cuticola all'indietro con la parte piatta di bastoncino. Facciamolo delicatamente, però cerchiamo di staccare la cuticola dall'unghia. Con la punta candela prima faccio la parte sinistra di tutte le unghie. Metto 25.000 giri in direzione forward. Andiamo dal centro a sinistra. Lavoro con la parte superiore della punta. Prima la punta tengo dritto e tolgo le pellicine secche sull'unghia, poi giro il dito o la punta a 30 gradi e passo di nuovo. In questo modo puliamo un po' in profondità sotto la cuticola. Non dovete esagerare perché rischiate a limare le vostre unghie naturali. Basta togliere le pellicine e la cuticola che cresce sull'unghia. Passiamo a destra, cambio la direzione a reverse e ripetiamo la stessa cosa. Guardate come giro la punta e laterale. Con i laterali dobbiamo stare attenti, non dovete esagerare perché là può essere un po' di pelle secca, ma non dovete pulirla in profondità, è molto pericoloso. L'importante è che l'unghia è pulita. Taglio la cuticola, faccio piccoli tagli seguendo il giro della cuticola. Le forbici tengo in modo perpendicolare all'unghia. Sgrasso bene le unghie e pulisco bene dalla polvere. Primer non acido. Qualcuno mi chiedeva se posso consigliare un primer buono non acido. Che è davvero non acido. Vi dico che primer non acido davvero non ha acidità e il suo modo di agire è totalmente diverso da quell'acido. Quindi potete prendere qualsiasi, sempre meglio di una marca italiana o una marca buona. Metto un strato sottilissimo di base rubber, sempre facciamo con la precisione nella zona cuticola. Vedete come apro il pennellino? La base elastica serve sempre, anche se il gel monofasico fa un effetto come un cuscino tra l'unghia che è morbida e si muove crescendo e il gel o qualsiasi prodotto rigido. Ecco il mio gel preferito di Silkcare, il colore è bellissimo, Milkshake. È un bianco lattiginoso, un po' trasparente. È perfetto per le famose sfumature con i glitter, ma oggi facciamo un'altra cosa. Metto prima un strato sottile, sempre preciso, nella zona cuticola. Senza polimerizzarlo, prelievo una quantità di gel. Vedete come lo prendo? Con un lato del pennello. Metto al centro, qualche millimetro distante dalla cuticola. Creo una pallina e la spingo verso la cuticola e comincio a tirarlo giù da un lato ad altro. Dobbiamo tenere il gel in aria, non dovete mai strofinare il pennello sulla superficie. E tiriamo fino alla punta. Con il pennellino sottile aggiusto nella zona cuticola. Poi giro il dito sotto sopra, così il gel si posiziona da solo in struttura giusta. Più o meno al centro dell'unghia deve essere più prodotto e al laterale sulla punta nella zona cuticola di meno e sfumato. Diamo buona direzione al gel dove sembra che manca e ricordate che sempre lavoriamo in aria. Poi giro di nuovo la mano
prima di andare in lapide e poi andiamo a polimerizzarlo a 60 secondi. Vi faccio vedere un'altra volta. Io personalmente sono molto soddisfatta di qualità di questo gel, anche di colore cover, perché non mi fa sollevamenti, è autolivellante, rigido, ma anche un po' elastico. Però una ragazza mi ha scritto su Instagram che le fa i sollevamenti, crea un po' di bolle alla zona cuticola. E non lo so, non mi è capitato mai. Scrivetemi in commenti se anche a voi si solleva, e che sono curiosa di saperlo. Ok, quando abbiamo fatto tutto, cominciamo con l'art. Prendo fogli, mi piacciono tanto nell'art con i fogli, anche senza niente, metterle un po' così. Sono semplici ma molto belle e particolari. Prendo questo bello verde e lo metto come mi capita sulla dispersione di gel, significa che non sgrassate le unghie dopo la polimerizzazione. E metto anche l'oro. Con il pennello dovete strofinare sul foglio così diventano ben stesi e lisci. Prendo color gel di colore bianco o semipermanente bianco e faccio specie di fogli. Devono essere come un ramo ma senza la striscia centrale, solo i fogliettini, e devono riempire tutta l'unghia in direzioni diverse. Prendo il colore verde del set Born Pretty color neon. Guardate che bello! Giustamente faccio in due strati. Metto il top e sempre state attenti a girocuticola. Ecco il risultato, è bellissimo, c'è un tocco di colore acceso e l'estate ancora non è finita, quindi ci sta. Scrivetemi in commenti se vi è piaciuto e scrivetemi anche se riuscite a effettuare la copertura delle unghie naturali e se avete difficoltà, perché questo è il primo passo per imparare allungamento o ricostruzione unghie. In questo punto io vi saluto e noi ci vediamo al mio prossimo video. Ciao ciao!